Dal libro di racconti Bolognesi per sempre, un piccolo brano tratto dal mio racconto l'11 marzo di un giovane comunista. Massimo? Chi sei? Premessa. Non esisteva il cellulare nel 1977. E se qualcuno me ne avesse parlato, l'avrei preso per matto o molto fantascientifico. Esisteva solo il telefono, bello, molto vintage oggi, dato incomodato d'uso a noleggio dalla SIP, società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni. Era un telefono grigio, pesante, abbastanza da poter diventare un pericoloso oggetto contundente. Aveva i cerchietti di plastica con i numeri all'interno e se sbagliavi il cerchietto dovevi rifare il numero da capo. In casa nostra lo avevamo in duplex con i vicini di sotto e ciò significava che se qualcuno chiamava da noi loro non potevano usarlo e viceversa. In questo modo si risparmiava sulle spese. Sono Alessandro dalla Federazione. È doveroso ricordarlo, fra compagni ci chiamavamo tutti per nome e ci davamo tutti del tu. Ma non era un segno di affetto, era una consuetudine, perché ripensandoci io di amici non ne avevo fra i compagni. I miei amici di allora erano i compagni di classe, e poco importava che fossero comunisti, fascisti, anarchici, autonomi, socialisti, c'erano anche quelli. Perché alle feste, ne facevamo molte di feste in quel periodo, eravamo tutti molto amichevoli e spesso sbronzi. Gli unici con i quali non riuscivo proprio a legare erano quelli di Comunione e Liberazione. E devo dirlo per onestà intellettuale, neanche oggi mi fanno impazzire. La storia racconta come la mezza rivoluzione che cambiò la fisionomia, le dinamiche bolognesi definitivamente, fu determinata da un'infausta assemblea indetta proprio da Comunione e Liberazione. Ma non ho né la voglia né la presunzione di fare analisi storico-politiche, perciò passo oltre. Dimmi, rispose al compagno senza sapere chi fosse, e ricordando un unico Alessandro fra quelli conosciuti, che non era lui. Hanno ammazzato un compagno. Già ero fuori sincronia a causa del brusco risveglio, in più non sopportavo le telefonate improvvise, perché allora il telefono si usava solo al bisogno, non si inviavano messaggi con faccine, video porno o musicali, non si stava perennemente attaccati a quell'appendice rovente e pericolosa come abitudine oggi. Ma ci si ingegnava per mettere insieme le persone, per quanto difficile a credersi, si riusciva a fare funzionare le cose perché esisteva un mezzo potentissimo per diffondere informazioni, il passaparola. Quale compagno? Quando mi disse il nome, impiegai qualche istante a realizzare che fosse. Era uno grande, aveva 7 anni più di me. Adesso ne avrebbe 65 e fa impressione a pensarci oggi perché certi ricordi non mutano. Ma rimangono davvero congelati nelle fotografie e lui rappresenta l'icona di quel periodo, per molti un simbolo, per me una persona, un giovane morto prematuramente. Avevo pochissime informazioni su di lui, sapevo che non era dei nostri, aveva amiche e amici al mio liceo, tra quelli del collettivo, ma non lo conoscevo anche perché noi della FIGC eravamo male tollerati dall'estrema sinistra. Non come i cielini, ma quasi, considerati conniventi con il potere, anzi loro servi e minchiate del genere. Chi l'ha ammazzato? Un carabiniere, sembra, boia di un mondo ladro. Infatti, stiamo chiamando tutti i compagni, devi venire subito in federazione. Non chiesi perché, quando c'è la fede non si domanda il perché delle chiamate o dei compiti, si obbedisce e basta. Inoltre, la morte di un compagno, anche se apparteneva a uno schieramento quasi contrapposto al nostro, era fatto gravissimo e straordinario. Non accadeva dal dopoguerra. Raccolsi in fretta i jeans, un giubbetto corto sempre di jeans, e calzai quasi saltandoci dentro le mitiche Clark, un pacchetto di MS in tasca, la sigaretta più fumata dai giovani comunisti insieme alle nazionali senza filtro. E dopo aver inforcato la bicicletta, una vecchia 28, da uomo arrugginita, cominciai a pedalare da via Battindarno, dove ero nato, verso il centro della città. Per radio le notizie si rincorrevano frenetiche, anche in televisione si vedevano immagini fumose di lacrimogeni e scontri. La
La città era in balia della guerriglia e io, che abitavo a pochi chilometri dal centro, non mi ero accorto di nulla. Bologna è una piccola città, ma solo giunto in prossimità della cinta virtuale delle mura mi resi conto che stava accadendo qualcosa di serio. Era stato un inizio di anno vivace tra i viali metropolitani e autoriduzioni nei ristoranti, dove gruppi di giovani entravano a frotte e a fine cena pagavano una cifra simbolica di poche lire. Era stata la primavera libera e liberatoria di un movimento con il quale avevo poco a che fare. Lo osservavo con scetticismo, come tanti altri giovani comunisti bolognesi. Ciò che stava accadendo quel giorno di marzo era la fine del sogno di un movimento sicuramente lontano dal mio modo di vedere le cose, ma comunque un'onda potente che aveva rappresentato un desiderio di rottura con gli schemi politici del passato. Giunsi in federazione, pedalando lungo il portico di via Barberia. Quel giorno, l'imponente scalone dell'edificio rinascimentale, che a quei tempi faceva un po' Rivoluzione d'Ottobre, un po' sede di un moderno partito comunista e progressista, era ingombro di compagni, giovani, vecchi, donne e uomini, raccolti in un brusio contenuto, come se si stesse preparando una battaglia, e in un certo senso era proprio così. Le voci attendibili raccontavano che l'onda rabbiosa del movimento aveva intenzione di attaccare il nemico numero uno, il corresponsabile del clima di repressione che si ispirava a Bologna e in Italia, il Partito Comunista, complice della Democrazia Cristiana, proiettato verso quel compromesso storico che per le frange dell'estrema sinistra significava una resa incondizionata alla destra. Fu un lungo pomeriggio, fumai parecchie sigarette mentre cercavo di raccogliere informazioni da chi aveva assistito agli scontri. Nei racconti dei testimoni oculari Bologna appariva come terreno di una guerriglia senza quartiere, con vetrine di negozi distrutte, incendi ovunque, blindati a chiudere le strade, scontri a fuoco in stazione nella zona universitaria, completamente isolata, presidiata dal movimento e assediata dalle forze dell'ordine. A un certo punto del pomeriggio furono distribuiti manici di piccone che attendevano da tempo un evento come quello. Ed eravamo tutti pronti a ciò che il destino ci avrebbe riservato. E non c'era paura o isteria, solo la quieta accettazione della situazione. Eravamo tutti più o meno rassegnati a precipitare in un qualsiasi baratro. Il movimento non arrivò mai. Rimanemmo tutto il giorno e parte della notte come i soldati del deserto dei Tartari, attendendo un nemico che probabilmente aveva altri progetti. E così terminò il mio 11 marzo 1977, senza aver assistito o partecipato a uno scontro, senza aver visto la città in fiamme, senza aver lanciato un San Pietrino.